Uleghin Kostoglod, equipaggio di valore Ucraina, la Francia che sempre vanta buoni interpreti di questa specialità. Polonia e Lituania in acqua 5 e 6, in acqua 7 la Bielorussia, ed ora i campioni del mondo in carica, gli ungheresi Coleman e infine i bulgari partiti. E vediamo subito in evidenza Lituania in acqua 6, bene anche in acqua 2 i russi, anche l'Ungheria si fa vedere in acqua 8. Eh sì, spunta la prua dell'imbarcazione Magyara in acqua 8, vedete l'azione di Gheorghi Kolonics e di Gheorghi Kozman. Primo riscontro ai 250 metri. Intanto non sono partiti Luke e Holz, qualche problema tecnico, i tedeschi in acqua 1. Allora Russia, Ucraina, Lituania nelle prime tre posizioni, poi Francia, Bielorussia, Ungheria e Bulgaria. Quindi grande battaglia Russia, Ucraina, Lituania. Vediamo in acqua 3 gli ucraini, Bezukhin, Prokopenko. Siamo agli ultimi 100 metri, tutti in linea, vanno ad intensificare le pagaiate, Bezukhin, Prokopenko, Maciej Uleghin, Kostoglod all'attacco, i lituani in acqua 6 un po' di margine. E sono Uleghin, Kostoglod in acqua 2, vedete, eh sì, tagliano il traguardo per primi, poi l'Ungheria in rimonta, dovrebbe essere al secondo posto. Kolonics, Kozman, rimonta ungherese, ma russi che vanno a chiudere al primo posto. Guardiamo il foto finish, eh sì, Ungheria, e poi per il bronzo lotta tra Lituania.